Era un po' che non facevo un video di una sala giochi giapponese, ma soprattutto un tour. Cioè, voglio mostrarvi com'è una sala giochi giapponese nel tutto il complesso della sala giochi. Sembra piccola perché si vede solo un piano, ma vi garantisco, sono 4 livelli. Sala giochi di varie nature. Cioè, in Giappone non è che le sale giochi grandi siano solo a Tokyo. Ma nei commenti sotto questo video vi lascio sia altri video che ho fatto per le sale giochi giapponesi e sia il video che ho fatto a Chiabara. Così via, in un video potete rivedere anche altri video che molti di voi siete nuovi sul canale e non conoscete. Andiamoci a fare un giro. Nel frattempo i ragazzi provano, i bambini provano a vincere il premio. Andiamo a vedere cosa ci offre questa sala giochi. Dai, ci siamo. Non potete capire quando la presa è così nulla, cioè proprio non prenderebbe nemmeno una farfalla. Le UFO chart sono una delle caratteristiche dei giochi giapponesi, c'è poco o nulla, niente da fare. Gettonate. Vi dico una curiosità, potete chiedere all'operatore anche se di aiutarvi nello spostare leggermente il pupazzo o la vincita. A volte lo fanno, l'ho visto fa, pure è rimasto colpito anche quando mia moglie gli ha chiesto di spostarlo. Vedete che c'è anche non solo pupazzi, ma c'è di tutto. Ne ho visti alcuni che potevi vincere pure salame, raga. Logicamente faccio più. Bello. Ma roba così. Ah. Beh, logicamente è periodo. Poi nei commenti, ragazzi, ditemi quale vi piacerebbe vincere o quale avete vinto, se siete venuti qua in Giappone e ci avete giocato. Scale e ci spostiamo, vedete ci sono 5 piani, anzi è pure sbagliato, ho detto 4, sono 5 piani. Dei primi 3 gli è dato fumare, 4 sono i videogiochi e sì, si può fumare dentro. E ancora UFO chart. Immaginate la chiappera, raga, quello che potete trovare la chiappera. Credo che questi giochi sono particolari, non ne conosco come lo dice, ma so sono delle carte sullo schermo. Ci sono altri che sono veramente belli, questi videogiochi, ma non ho idea di come ci possa giocare. Però una cosa sicura è molto complicato. Se può vincere pure questo. Tutto quello che voi riconoscete, scrivetelo nei commenti, mettete il minuto esatto di quello che vedete, la curiosità che vedete, così altra gente è anche invogliata ad andarci da un'occhiata. Però ci abbiamo le furicure, queste sono le macchinette dove fanno le foto le ragazze giapponesi. Lascio il video sempre nei commenti, perché non è il massimo andare con una telecamera, diciamo che è anche un po' vietato che un uomo si aggiri con la telecamera, però abbiamo fatto il video con mia moglie, ci siamo divertiti a fare. Prendo l'ascensore. Ciao ciao.
Si va ad un altro piano. Io so che molti di voi non uscirebbero, dormirebbero dentro. Ci metterebbero tenda e non uscirebbero più da qua dentro. Questa tipologia pure interessante di giochi. Io li considero quelli per scaricare un po' attenzione. Abbiamo visto certi mostri in questi posti dove escono a fare cose esagerate proprio mentre giocano. Non è una novità, sono nuovi questi qua. Cioè, mentre l'idol nello schermo riproduce i movimenti, tu devi seguirlo spingendo i pulsanti. Sono da poco sono arrivati in questa sala giochi. Questo è straordinario. Eccoci qua, siamo al quarto piano e ci sono i videogiochi normali. Questo, sì, questo è uno di quelli che si possono scegliere. Ci stanno pure giochi vecchi da alcuni di questi qua. L'ho trovato The King of Fighters del 96. Ci stanno sala giochi anche retro qua a Sendai, o giochi anche degli anni 80-90. Anche con Davide poi l'ha visitata già sta sala giochi. Vivi Giappone il canale, dateci un'occhiata. Avevo registrato tutta questa parte qua, ma è copyright, non l'ho potuto pubblicare, perciò ho dovuto rimuovere il video. Era figo. Teatro, anche se non monetizzo non me ne frega più di tanto, certe cose le voglio portare a prescindere dalla monetizzazione. Qualcuno pensa che per soldi, non ci ha capito una mazza. Sì. Quinto piano un po' è l'ultimo, è un po' curioso perché ci stanno dei giochi diversi.
Ampliando. Spero che in questo video vi siete divertiti. Se vi è piaciuto il video, condividetelo, commentate e indicate cosa vi piace, il minuto. E andate a guardare nei commenti gli altri video che ho fatto sulle sala giochi giapponesi. Poi, se vi piace questa ideologia di video, potrò altri sala giochi, altri posti, farò tipo dei tour. Vi faccio vedere come è strutturata tutta la. E i giochi che ci stanno in ogni sala giochi, perché ogni sala giochi hanno giochi in comune e alcune ci hanno totalmente diversi, altre cose. Tipo, qua mancano un sacco di altri giochi che ho visto in altre parti. È sempre un grande piacere fare contenuti per voi, ragazzi. Grazie al vostro tempo che dedicate a questo canale. Un bacio, un abbraccio e al prossimo video dal Giappone.